amici telespettatori, oggi intervistiamo l'avvocato Riccardo Vizzini su una tematica d'attualità, l'aumento delle tariffe delle polizze assicurative per quanto riguarda i veicoli e per quanto riguarda anche gli altri aspetti di polizze in genere, sulla sanità, sulle altre polizze vita e così via. E poi parliamo anche di truffe assicurative, dove l'avvocato Vizzini è presente sia come parte di compagnie di assicurazione, quindi cerca sempre di smascherare quante più truffe assicurative che si parla. Avvocato, ci Allora, la aggiorni un truffa, parlare poco su quello di che. assicurazione è un tema molto, molto importante e serio. La truffa assicurativa, si pensa che danneggia soltanto le grosse compagnie assicurative, che è sbagliato. È stato come un gioco, un costume. Un costume che la gente dice, ma tanto a me, mi vendo una lettera, faccio questa truffa, tanto pago la compagnia e non pago niente. Qua che è sbagliato. Chi paga è sempre l'utente finale, l'assicurato. Per questo noi dobbiamo studiare bene la tematica, perché si fanno le truffe a Napoli? Che intervento fa il nostro legislatore sulle truffe? Allora, se andiamo a prendere delle piccole analisi, l'altro giorno è venuta allo studio una cliente, la quale teneva la macchina ferma sotto casa, gli arriva una diffida. La chiama le generali assicurazioni, dice, senti, tu hai mai fatto questo sinistro? Dice, ma questo sinistro non l'ho mai fatto. Si reca in procura, fa una denuncia. Dopo 2 mesi le arriva a casa, non luogo a procedere, perché carenza di legittimazione passiva. Di questa tematica sto parlando con diversi onorevoli per fare un'interrogazione parlamentare e per fare una modifica di legge. Perché dice il legislatore nostro che legittimato sulle truffe è la compagnia assicurativa. No, è sbagliato. Va in conflitto con le norme europee, articolo 3. Il consumatore finale è l'assicurato, perché con la truffa assicurativa c'è un aumento assicurativo. Ma non è solo l'aumento singolo, porta aumento a tutti i napoletani, tutti i campani. Perché poi è come se fosse, dice, è a tappeto, è a macchia. Campania, settore rischio 10, Lazio, settore 10, 5, facciamo un esempio. Allora, settore rischio 10, l'assicurazione costa 5, settore rischio 3 costa 2. La Campania, che è alto rischio, la polizza costa parecchio. Allora, bloccare le truffe significa non far portare gli aumenti così alti. Io sono lucano, ultimamente ho fatto la polizza al motorino di mio figlio, è venuto a costare 250 euro, compreso il furto. A Napoli sarebbe circa 1.000 euro, e non è giusto questo. Che cosa sta andando su? Facendo un'altra parentesi. Faccio una Un altro denuncia. settore, Alla scusa. denuncia la doveva fare la compagnia di Dico, perché assicurazione. dice la procura, dice il nostro legislatore, deve essere la compagnia assicurativa che è quello che paga. No, chi paga alla fine non è soltanto la compagnia che anticipa Anche quei la soldi, persona ma è la fisica. persona. E questo è un intervento che oggi ho parlato con un onorevole, mi dovrò vedere in settimana per fare un'interrogazione parlamentare su questo. Ma un altro problema grossissimo è un altro. Nel momento in cui iniziano questi processi penali, io dico, non ci dovrebbe essere una modifica del 642. Il problema dove sta? Dove si fanno i processi? I processi si fanno presso la direzione delle compagnie assicurative, che sono Milano, Bologna. No, i processi si devono fare dove succede la truffa. Questo è importantissimo, perché il magistrato di Napoli, quando incontra le persone che fanno le truffe, agisce in un certo modo. Quando noi andiamo a fare il processo a Milano, Verona, non luogo a procedere, archiviato, ce ne stanno un sacco, migliaia e migliaia, perché tutta Italia confluiscono là. No, il processo deve essere fatto dove c'è la truffa. Perché se noi cominciamo a fare questi piccoli interventi, un altro intervento che si dovrebbe fare. Vi siete mai chiesti cosa sono le polizze flotte? Le polizze flotte sono le polizze dove a comprare, io vorrei comprare la macchina, sono a fare un paio di preventivi. Preventivo della flotta, qual è? Che la flotta mi assicura sulla Val d'Aosta. Cioè, assicurando sulla Val d'Aosta, non so se lei sa,
che su ogni polizza assicurativa noi paghiamo un tot di tasse che va al comune, all'ente o sul fondo vittime della strada e tutto. Ma io la macchina circola a Napoli, fa il sinistro a Napoli e chi usufruisce? La Val d'Aosta, Trentino Alto Adige e non i napoletani. Quando La succede un polizza flotta, incidente, la poi polizia l'aumento della polizza va a Napoli, però. è l'aumento da Napoli. Allora, perché quello che dico io, la polizza flotta deve essere intestata a Verona, a cosa genere. Ma allora, perfetto, vogliamo farlo così. Però se il sinistro viene fatto, anche se viene fatto a Napoli, il codice, l'aumento deve essere per la regione dove è stata fatta la polizza. Perché io come napoletano, come singolo napoletano che non faccio truffe, sono prima classe, non faccio sinistro, ma perché debba avere un aumento? Se la polizza viene fatta in Emilia-Romagna, l'aumento assicurativo, il numero, la somma dei sinistri deve essere fatta in Quindi Emilia-Romagna. passano poi queste polizze a livello di assicurazione. Ma queste qua sono le polizze flotte, con i grossi concessionari, con gli grossi enti, fanno queste polizze flotte. Dico, io supero il problema della Campania e faccio la polizza flotta. Però la polizza flotta, se faccio il sinistro, la povera persona che ha un reddito medio, gli aumenta l'assicurazione, c'è cioè il frutto. Però la polizza flotta non è che viene considerata il sinistro in un'altra regione dove viene fatta la polizza. Allora, anche questo è un controllo. Perché se io faccio la polizza in Emilia-Romagna, l'aumento assicurativo deve essere concepito per le persone che stanno in Emilia-Romagna, perché non è dove faccio la polizza deve essere aperto Quindi il loro vanno a sinistro. guadagnare sulle tasse che vengono Sì, e per stornate. il Napoli, il Campania, e E in questo, Campania. e oggi mi sono sentito con questo problema con due onorevoli, uno di sinistra e uno di destra, per far fare un'interrogazione congiunta. Perché il problema assicurativo è un problema serio, debbono finire, ci devono essere reati seri. Parlavo con un amico penalista, che tra l'altro è anche fiduciario di compagnie assicurative, di fare due iniziative adesso, stiamo facendo anche su questo interrogazione, non so se vi ricordate quello che è successo No. sugli zingari per Rete 4, gli zingari. Noi guadagniamo circa 1000 euro al giorno facendo borseggi. Ma noi stiamo scherzando che in TV fanno di certe cose. Ma la depenalizzazione dei reati, perché dico questo? Perché noi in Italia siamo stati tutti depenalizzati. Il giusto processo ci vuole. I reati, chi fa dei reati deve essere condannato. Cioè noi non possiamo fare che adesso viene un zingaro, tira fu un borseggio, se non lo denuncio non gli fanno niente. Dovrebbe Ma essere. debbono stare stati a piede libero, ma stiamo scherzando. Gli faccio la truffa assicurativa, non succede niente. Perché chi ha fatto la truffa guadagna all'istante, sono i mercenari che stanno dietro. Ma la singola persona non guadagna, ci perde. Quando si prende una lettera assicurativa, pensa di guadagnare quei 500-300 euro che gli danno subito, ma alla fine viene penalizzato perché è tutto ciò che sta intorno a questo. E per questo non vengono pagati i sinistri seri, perché Napoli è piena di incidenti stradali falsi. Noi abbiamo le truffe, io ho fatto una trasmissione con lei qua, ho proposto le telecamere dentro gli ospedali, sappiamo quello che succede negli ospedali, falsi certificati. Ho avuto una bellissima ordinanza di un giudice di pace di Marigliano, che mi complimento con lei, giudice di pace di Napoli, tribunale di Napoli, dove io mi sono trovato come fiduciario di compagnia assicurativa con una marea di certificati medici, senza nemmeno una fattura. Ma o sono onesti i certificati del medico evasore, o sono dei falsi. Il giudice di pace di Marigliano, di Napoli, mi hanno concesso la trasmissione all'agenzia delle entrate della mia comparsa, tutti quei certificati. Esiste il 590 bis, ma i giudici non l'applicano mai. Quando vado a fare le richieste delle mie comparse, mi prendono per pazzo. I giudici, 590 bis, dopo i 40 giorni, devono trasmettere gli atti alla procura. Ma non lo fanno mai. Quando ci stanno, l'altro giorno mi trovavo giudice di pace di Napoli e chiesi al giudice la richiesta all'agenzia delle entrate, la trasmissione all'agenzia delle entrate, tutta questa certificazione medica. Questo non so come definirlo, se un giudice non sa che è un pubblico ufficiale. Lei, avvocato, mi deve dire che reato incorre la parte. Io le devo dire che reato. Lei fa adesso un pubblico ufficiale. Lei deve giudicare, non facciamo come a legge,
Carpinale che dice che deve fare l'avvocato. Il magistrato dice: se io trovo 10 certificati senza nessuna fattura, c'è un reato, c'è un'evasione, allora lei deve trasmetterli. Allora vedi, con un piccolo Ma se sono passimone. fatti a livello ospedaliero, quindi ne dovrebbe esserci soltanto niente praticamente. Ma il livello ospedaliero. Io l'altro giorno, un giudice di pace di Barra, Quando sono mi medici sono trovato ad privati, sono affrontare d'accordo, ma se è un ospedale che. una causa. Sinistra Napoli, primo certificato a fratta maggiore, sembra strano, no? Non è finita. Primo certificato riferisce la parte che incinta non può fare la radiografia. Dopo 3 giorni fa la radiografia in uno dei famosi centri che sono famosi per la radiografia. Chiedo al giudice la nomina di un medico legale, mi nominano uno, ma quello è scritto al tribunale. E questo c'è una battaglia mia su questo, ma io non è che posso essere solo il salvatore. Dico, piccolo, presidente del tribunale, albi medici legali. La legge Gelli dice, medico legale di supporto, radiologo. Ma non può essere il radiologo che fa il medico legale per una valutazione medico legale. I giudici che debbono nominare il proprio amico medico, è gravissimo questo. Io sto preparando un altro documento, chiederò un incontro al presidente del tribunale su questo. Ma non può succedere questo. Periti scritti alla Camera di Commercio che diventano CTU, perché non ci sta nessun tipo di controllo. Gli albi sono vecchi, obsoleti, non ci sta nessun tipo di E poi tra controllo. le altre cose, in riferimento a quello che hai detto adesso, ci sta la differenza fra il perito iscritto al Collegio dei Periti e il perito iscritto alla Camera di Commercio e tutto, Molti perché sono schifosi. l'uno dovrebbe fare soltanto la quantificazione dei danni, Ma fanno l'altro anche la dinamica. ricostruttiva, fanno tutto, capito? Questo Quando è io un scrivo, quando. problema che esiste, lo so, l'ho affrontato pure io, perché una cosa è uno che si deve limitare a fare la quantificazione, però se deve entrare nella compatibilità dell'incidente, sono due cose Ma io distinte e dico, ma separate. andiamo, non parliamo solo truffa assicurativa, previdenziale, poi facciamo una trasmissione a parte perché c'è una proposta di legge mia, tant'è vero mi debbo con i diversamente abili, stiamo facendo delle proposte di legge e anche delle proposte al Napoli per creargli un'alternativa migliore. Ma noi quando andiamo a fare il previdenziale troviamo ginecologi, urologi, Dentista. chirurghi normali che diventano CTU. Ma noi stiamo scherzando. Allora, noi stiamo sconvolgendo le leggi proprio. L'albo devono essere i controlli, deve essere lo specialista medico legale di supporto, ma non il supporto diventa medico legale e va alla valutazione medico legale. Quindi ci Ma per dovrebbe questo essere. dico Napoli, se non ci diamo, non facciamo l'esame di coscienza, non andiamo a esaminare realmente il problema qual è. Dice, ma vabbè, ma che me ne frega a me? Ma alla fine ne paghiamo le conseguenze. Perché divento un magna magna, alcuni giudici di pace, abbiamo fatto un servizio qua pure, non dovrebbero esistere, ci sarebbe bisogno di accentramento, alcuni giudici di pace è diventato, quella è casa mia, comando io. Il giudice di pace è stata una grande vittoria, ma anche gli stessi giudici, ne troviamo persone che sono delusi dalla professione che fanno, perché sono ricattati, comandano i cancellieri alcuni. Ma lei ha fatto la proposta adesso, perché secondo me tutti i cancellieri su questa riforma potrebbero fare causa. Ma sono bloccati gli Ma uffici, non pensi, scusami, non funziona il telematico. E tu fai una riforma di legge, non vuoi vedere quello che. senti, diceva, ma tu non hai mai pensato di far fare qualche interpellanza, qualche interrogazione parlamentare per dire che gli avvocati non devono fare anche, i giudici di pace non devono fare anche la professione di avvocato? Perché per assurdo uno è iscritto al collegio di Torre Annunziata come avvocato e viene a fare il giudice di pace a Napoli. E Problema, quindi è normale che ci sta quel conflitto di problema, interesse, problema, perché problema, problema. giustamente quello c'ha nel suo cassetto l'elenco dei CTU, l'elenco dei medici fiduciari, che poi se le ritrovo nella sua professione a Torre Annunziata. Problema è un Quindi altro, dovrebbe Antonio, scattare scusami, un'incompatibilità. il problema è un altro, che io conosco diversi giudici di pace che stimo molto, come alcuni non li stimo, da davvero mi odiano pure.
problema è che questa riforma che hanno fatto, queste riforme, è come se fossero persone secondarie, invece la vera giurisprudenza la dovrebbero fare loro. Cioè questo è un passo, sono diventato un passacarte, debbono fare il piacere, ma ne troviamo parecchi che sono preparati. Ci stanno alcuni giudici a Napoli, sono di una preparazione unica, di una serietà unica. Io l'altro giorno parlavo con uno di questi, che, vabbè, non possiamo dire perché dei commenti, quello che succede, ma noi dobbiamo, ste truffe, dovremmo controllare l'agenzia di riscossione, quello che fa prescrivere le cartelle esattoriali, che fanno sempre la solita comparsina inutile, che in udienza. Ma abbiamo dei problemi seri che si potrebbero trovare. I giudici di pace, io prima di. Ci stanno quello che dice, alcuni giudici di pace che fanno parte del sistema, diciamo così, ma ce ne stanno tanti, la maggior parte sono da salvare realmente, perché non vivono in questa situazione. Il problema è che i presidenti dei tribunali dovrebbero fare dei controlli. Se noi andiamo in alcuni uffici, l'ufficio di Marano, non si trovano i fascicoli e gli avvocati non dicono niente. Cioè io mi devo costituire, non mi fanno costituire. Mi ha chiamato un amico di Roma, dice, devo costruirmi in questa causa perché hanno citato un mio cliente, l'incidente che è successo in Basilicata. Dato che ha visto che sono scritto all'albo Marano è un e dramma. perché è sceso da Roma, da Marano, non l'hanno fatto costituire perché la causa è stata rinviata e non si trova il fascicolo. È Ma sono capitato uffici. a me e ho perso una causa e ho perso pure l'appello. Ma non è finita ancora qua. Se noi andiamo, Santa Anastasia pure, andiamo a vedere sul telematico, non troviamo le cause. Ma noi, io che uno non deve andare tutti i giorni a vedere i rinvii e tutto. No, ma sono affisso davanti alla porta. Ma stiamo scherzando. Esiste un telematico. Cioè o funziona o chiudi l'ufficio. Presidente, qua la colpa non do a giudice, la colpa è presidente del tribunale. Allora, andando a concludere, la giustizia è un disastro. I nostri parlamentari di Napoli stessi, mi auguro che facciano delle interrogazioni serie sul giusto reato, sulla giusta pena, sugli aumenti assicurativi, sulla competenza degli aumenti assicurativi, incentivare proprio le pene, aumentare le pene. Cioè non, ma vabbè tanto, va tutto in prescrizione. No, questo non è giusto, perché poi le pagano sempre le brave persone. Vabbè, avvocato, allora siamo in chiusura. La prossima volta affrontiamo una tematica per volta, perché sono cose importantissime, perché le risposte le devono dare. Perché per Marano sono d'accordo con te, perché ho perso una causa, perché si è perso il fascicolo per un sacco di tempo. Il giudice non l'ha trovato, poi dopo è uscito la sentenza. E io ho perso una causa. Poi dopo è capitata la stessa cosa, quindi sono d'accordo con te. Quindi affrontiamo Ma questi problemi. se perdi un'udienza, hai perso tutto, non sai che come deve. Io adesso mi sta chiamando un collega che non troviamo i fascicoli. Non sappiamo che fine ha fatto queste due cause. Cioè, dovrebbe funzionare l'informatizzazione. Ma se non funziona non può esistere l'ufficio. Se non funziona non può esistere questa legge. Questa legge che hanno fatto è ridicola. Cioè Sì. questa rimane solo sulle carte. Ma che cosa hanno. Celerità del processo, quale celerità? Io mi metto nei panni di quei poveri giudici che debbono arrivare, gli sono arrivati adesso 10-20 ricorsi, debbono fare il decreto entro 8 giorni. Ma come fanno? Che, con le cancellerie che non funzionano, come fanno? E gli avvocati stanno zitti. Io l'ultima novità, che poi l'approfondiamo, sto portando all'esame della Corte Costituzionale l'anticostituzionalità di questa legge. Sono d'accordo con te. Non mi allungo oltre su questo perché stanno molte norme che sono anticostituzionali. Va benissimo, Rica, allora ci aggiorniamo alla prossima volta in modo da essere più chiari con qualche argomento Affronteremo specifico. bene il problema degli aumenti assicurativi con qualche onorevole pure in Va studio. benissimo. Ok, alla prossima.